Questo è il quaderno che mi sono fatta per lo stile Italian Hand, così vi faccio vedere anche come faccio i miei quaderni. Nei corsi consiglio sempre di fare dei quaderni per ogni stile che studiate. La comodità dei quaderni, adesso io ne ho usato uno piccolo, questo me l'ha fatto Kate ed è tutto personalizzato con il mio nome qua sotto e delle righe se voglio scrivere. Potete usarne ovviamente di più grandi. A me piacciono di formato così perché sono piccoli, me li posso portare in giro comodamente, soprattutto anche quando mi metto a studiare sulla scrivania, occupano poco spazio e riesco a tenerli vicino a dove sto studiando. Il titolo lo farò a inchiostro quando sarò diventata un pochino più brava. I quaderni mi consentono sia di prendere delle note direttamente sui fogli che di attaccare i fogli, come vedete che faccio qua. Adesso vi faccio vedere con dei semplici washi tape. Questo è il foglio che ho usato ieri per seguire Ether nella prima sessione di Italian Hand. Abbiamo fatto tutte le minuscole e mi piace tenere i fogli che faccio lì perché probabilmente sono quelli più che mi ricordano proprio le spiegazioni mentre lei studiava, quindi non voglio rifarli, voglio tenere quello che ho prodotto in quel momento. Ma soprattutto mi consentono di attaccare le parti di dispensa che mi interessano e li ho tutti vicini alle mie note. La dispensa ce l'ho, è in formato A4, però in questo modo riesco a portarmi dietro sempre le cose che mi ispirano di più. Nel caso specifico, Ether è stata bravissima, ha fatto una dispensa splendida, piena di esemplari storici con tanti commenti spiegando tutto il suo processo di studio di questo stile in tutti questi anni che l'ha studiato. Vedete che mi sono segnata l'autore e l'anno in modo che ho un riferimento. E il concetto è di tenere tutte queste cose, è un quaderno che crescerà, no? Crescerà mano a mano che io lo studio, questo stile. Per adesso c'è la raccolta di esemplari storici che ci ha mandato Ether nella dispensa. È facilissimo perché vedete che sono delle parti di fogli incollate. Ma incollate solo su un lato, no? Quindi posso piegarle, posso girarle, posso addirittura aggiungere delle note sotto se voglio. Vedete quanti sono? Sono veramente tantissime, è stata davvero super brava. E poi vi dicevo, nelle note che io mano a mano aggiungerò, qui c'è l'esemplare che invece ha prodotto lei con tutte le sue variazioni. C'è tutto l'alfabeto minuscolo e ci sono degli esempi di come lei fa i collegamenti, quindi degli esempi proprio di scrittura. Eccoli qua. Per adesso abbiamo fatto le minuscole, poi aggiungeremo le maiuscole. Quello che mi piace di questi quaderni è che crescono veramente mano a mano che io studio questo stile. Qui andando avanti aggiungerò tutte le mie note, degli altri esempi, delle cose fatte da me. In questo modo i quaderni diventano qualcosa davvero che tiene traccia sia del vostro percorso che del vostro progresso. Spero che insomma l'idea vi piaccia. Questo è quello che ho fatto io per il corso bellissimo di Ether. Eccolo qua.